Non sono mai riuscito a descrivere in cosa consista il mio lavoro. Per questo ho deciso di raccontarvelo così. Ci siamo! Prima tappa del Dolomiti Ski Jazz. Oh! Bellissimo, però ci siamo dimenticati un particolare, che il rifugio è ancora chiuso. Mi stavo sognando già un caffè, giusto Franz? Niente caffè intanto, stiamo qua al freddo. Cazzo. Che meraviglia ragazzi, il vento si è calmato. Direi che cominciamo ad allestire, eh? Porgo il saluto dell'organizzazione, della 23esima edizione del Dolomiti Ski Jazz. Il giorno prima ci siamo messi all'opera per preparare il teatro di Predazzo, in modo tale da poter scendere dagli impianti sciistici ed essere agili e pronti per il soundcheck della band successiva. Insieme a Franz ed Enrico abbiamo predisposto accuratamente l'impianto audio, allestito il palco e predisposto la sala seguendo strettamente le regole suggerite dai decreti sull'emergenza coronavirus. A questo punto direi che siamo pronti per accogliere Alan Farrington e il suo progetto musicale chiamato No Smoking. Ok, palco è pronto. Ma voi lo sapevate che nel campanile di Predazzo c'è John Coltrane che suona il sax? Guarda che meraviglia, che meraviglia! Seconda tappa del Dolomiti Ski Jazz. Oggi andiamo sull'Alpe di Lusia, alla baita Morea. Ovviamente per la questione del coronavirus ci stanno prendendo delle misure abbastanza forti e quindi scopriremo strada facendo in che modalità possiamo continuare questo festival o se fosse necessario sospenderlo, quindi lo scopriremo strada facendo. Cane? Ok, scaricato, guarda che... Qua c'è il telefono di... Ops, mi sa che è il mio.
Sì, prova, prova. Sì. Sì. Sì, 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 mojito. Alan! 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 No, Ugo, 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 Ugo. Dove è andato Bugo? Bugo! Au! Ugo! Questo giustamente al momento. Buonissimo. Ciccia. Ehi, che bello! Siamo a pranzo in montagna. Perché non facciamo un bel canto? Chiedo che andiamo via via. Chiedo che andiamo via via. Chiedo che andiamo via via. Ok ragazzi, allora è ufficiale, questo era l'ultimo concerto del Dolomiti Ski Jazz 2020, perché giustamente le manovre di contenimento hanno ragione e quindi non si faranno fino a nuovo aggiornamento altri concerti. Dolomiti Ski Jazz, magari ci vediamo l'anno prossimo. Oh, dai che carichiamo. Ragazzi, grazie mille per aver seguito questo video anche questa settimana. Vi auguro una buona vacanza, una buona quarantena a tutti e noi ci vediamo nel prossimo settimanale.